Bene, buongiorno a tutti. Facciamo questo seminarietto sulla paleosismologia, che sicuramente non sarà, il tempo non sarà sufficiente a dirvi tutto quello che negli ultimi 30 anni ho cercato di capire. Vi dirò, diciamo, le cose essenziali e poi eventualmente mi chiederete voi qualche cosa che volete sapere in particolare. Terremoti non scritti, perché la paleosismologia si occupa ovviamente di terremoti che stanno sottoterra, che noi andiamo a trovarci nelle trincee scavate sulle scarpate di faglia, anche se molti di questi terremoti che troviamo in realtà hanno un corrispondente storico e quindi in parte sono anche scritti, ma sicuramente con la paleosismologia si riesce a definirli meglio. È una disciplina questa che è nata negli Stati Uniti tra gli anni 60 e gli anni 70, durante, diciamo, l'espansione industriale, soprattutto di centrali nucleari che avvenne in quel periodo, per il motivo molto banale che, non avendo gli Stati Uniti una storia scritta significativa, non avevano nemmeno una storia dei loro terremoti, e quindi per poter calcolare una pericolosità anche al sito non avevano assolutamente altro strumento che quello geologico. Il programma PowerPoint non risponde, perfetto, cominciamo benissimo. Lo spengo o lo riaccendo, scusate. Ok. Dunque, come diciamo, una definizione molto sintetica di paleosismologia, io direi che è lo studio dei grandi terremoti del passato, che appunto negli Stati Uniti sono i terremoti preistorici, e la paleosismologia di questi paleoterremoti ne investiga la cronologia, le dimensioni e l'ubicazione. Ho messo qui queste notazioni in giallo sotto, per farvi capire che, bene o male, la cronologia, la paleosismologia la investiga in maniera un po' lasca, diciamo, perché dipende moltissimo da una serie di interpretazioni e anche di fatti, diciamo, geologici che vengono trovati all'interno delle trincee. Questa, per intenderci, è la trincea scavata nel 98 ancora sulla faglia del Vettore, dove scoprimmo appunto che la faglia del Vettore era attiva, capace e anche abbastanza, diciamo, violenta, ecco. Come cronologia, vi stavo dicendo, può in determinate situazioni, specialmente quando si ha una stratigrafia molto raffinata, fine, un'immagine, un lacustre con sedimenti molto sottili, possiamo arrivare anche a una definizione, diciamo, di 100, 200, 300 anni. Dipende anche ovviamente dal tipo di datazione che facciamo. La datazione fondamentalmente è una datazione a carbonio 14, che insita a un sigma generalmente di qualche decina d'anni ormai, no? Le dimensioni, cioè la magnitudo, benone ho scritto, perché sapete che esistono le relazioni di scala tra la superficie della faglia che si rompe, la lunghezza e la magnitudo, e quindi sicuramente le dimensioni, la magnitudo di un paleoterremoto vengono definite in modo più preciso, ad esempio, rispetto alla sismologia storica. E ubicazione alla grande, perché la faglia è il terremoto e quindi, individuata la faglia, individuiamo anche qual è l'epicentro della stessa. I risultati offerti dalla paleosismologia sono tanti, a me ne sono venuti in mente i primi tre per riempire questa diapositiva. I risultati determinano in modo inoppugnabile l'attività di una faglia. Ho dimenticato di dirvi che ovviamente io parto in questi discorsi da dove era arrivato Paolo Messina la settimana scorsa, e cioè che per la definizione di una faglia attiva è sicuramente indispensabile e necessario effettuare prima tutti quanti, diciamo, i rilievi sulla geologia del quaternario all'interno della quale questa faglia si muove. Quindi, come esempio, qui ho portato, ne avrei potuto portare moltissimi, la faglia del Vettore stesso, la faglia di Sulmona. Questa è la faglia bordiera del Matese meridionale, la faglia delle Acque Iulie cosiddetta. Questa era una faglia che negli anni 80, 70, Brancaccio e 5 definirono come attiva, con un'attività del Pleistocene medio, Pleistocene superiore, non si sapeva bene. Ecco, fino a che non sono stati espletati tutti quanti i rilievi sulla geologia del Quaternario per investigare qual era la stratigrafia dei depositi e l'età dei depositi lungo questo versante, ma soprattutto fino a che non sono state aperte due trincee, anzi, su questo versante tre trincee,
paleosismologiche, non è stato possibile verificare l'attività di questa faglia, che invece è stata, come vedete in questa trincea, è stata assodata all'interno dell'epoca storica addirittura. Quelle, diciamo, queste, non so se vedete il mouse, no. Queste in bianco sono delle ghiaie dell'ultimo massimo glaciale, che è lungo il versante, e tutto quanto il resto sono depositi storici, colluvi e depositi di versante storici, all'interno dei quali abbiamo definito ben tre terremoti, tutti e tre storici. Consentono di individuare e datare i paleoterremoti associati, appunto, consentono di dare un range cronologico degli eventi di fagliazione che noi rinveniamo all'interno delle trincee, e a titolo di esempio vi faccio vedere uno degli ultimi casi. Questa è una trincea aperta al Fucino sulla faglia del terremoto del 1915, magnitudo 7, una faglia che era stata già investigata negli anni 90 con una quindicina di trincee. Con questa nuova trincea, in una stratigrafia particolarmente ricca, siamo riusciti a individuare un ulteriore terremoto che prima era più o meno sfuggito, diciamo così, e grazie alla bontà dei dati stratigrafici e a quelli del carbonio 14 siamo riusciti a restringere questo evento all'inizio del 200. E la cosa strana, e anche in questo la paleosismologia può molto aiutare nel campo della pericolosità in genere, perché anche in questo caso, vi stavo dicendo, questo terremoto esisteva già nel catalogo storico. Era un terremoto posizionato nel 1231, però a Cassino, perché a Cassino esistevano le fonti del monastero di Monte Cassino, che ovviamente hanno attratto a sé il terremoto. In realtà è un terremoto che danneggiò anche Roma, ma la cui sorgente appunto fu qui nel Fucino. E infine, questo è, diciamo, un argomento molto, ma molto attuale, forniscono un supporto ineludibile alle attività di microzonazione e pianificazione urbanistica. Sapete che adesso molte regioni, quasi tutte le regioni, utilizzano la microzonazione sismica come strumento di pianificazione urbanistica, e i professionisti sono tenuti a segnare eventualmente anche le zone di attenzione delle faglie, o le zone di rispetto, le zone di suscettibilità. Purtroppo spesso attingendo in maniera un po' così non troppo approfondita ai database nazionali di faglie esistenti, mettono faglie dove faglie non andrebbero messe, soprattutto senza che per queste faglie vi sia nessuna certezza relativamente all'attività. Mi fa piacere ricordare questo caso. Credo che sia il primo caso in Italia in cui un comune ha promosso uno studio sull'attività di eventuali faglie all'interno del proprio territorio comunale. Questo è Norcia, questo mi pare che sia del 2006. Fu affidato a noi tramite un professionista, e dopo una serie di stese geofisiche, fondamentalmente erano delle erte, abbiamo aperto una serie di trincee che hanno permesso di delimitare una zona. Questa in verde, ancora non esistevano, diciamo, gli indirizzi e criteri di microzonazione per quanto riguarda le faglie attive e capaci, quindi aderimmo, diciamo, a quelle che era la normativa degli Stati Uniti, che prevedeva una zona di rispetto di 15 metri per 15 metri, e in questa zona il comune di Norcia, molto coerentemente, cambiò il piano regolatore e non costruì più la parte di espansione edilizia popolare che era prevista. Ma che cosa intendiamo per faglia attiva e capace, visto che ne continuiamo a parlare, e quindi una faglia per la quale è possibile effettuare uno studio paleosismologico? Di definizione ce ne stanno, penso, 16 milioni sulle faglie attive e capaci. Ricordo questa di Clough e Brogan, che erano due consulenti appunto per la USGS, per le centrali nucleari negli Stati Uniti, che ne fecero addirittura 13. In Italia, molto morigeratamente, Bosi e Carraro nel 79 ne proposero 18. E tra le 18, diciamo, quella che più è aderente alle nostre aspettative e anche la più moderna è sicuramente quella di faglia geologicamente attiva, cioè soggetta a un regime di sforzi tettonici tali da rendere possibili movimenti lungo la faglia stessa in corrispondenza, in prossimità della superficie terrestre, e questo è molto importante, valutabile sulla base di dati geologici, geomorfologici o anche su misurazioni geodetiche, che accertino l'esistenza di movimenti tettonici verificatisi in tempi recenti. Questa praticamente è la definizione che ogni, diciamo, bravo paleosismologico si porta in tasca quando investiga una faglia. Molto più prosaicamente, specialmente per gli studi, diciamo, di microzonazione sismica, utilizziamo una definizione di faglia che è questa qui. È una faglia che si è mossa almeno una volta negli ultimi 40.000 anni. Scusate, spengo il telefono.
Perché 40.000 anni? Perché 40.000 anni è un escamotage molto pratico, perché è il limite praticamente di datazione che si può ottenere con il carbonio 14, che è praticamente il sistema principale che utilizziamo per effettuare datazioni in trincea. È anche vero che i tempi di ricorrenza delle faglie italiane, perché qua ovviamente stiamo parlando della penisola italiana, i tempi di ricorrenza sono tempi di ricorrenza massimi di 2-3 mila anni, quindi sicuramente in 40.000 anni sono contenuti diversi cicli di attivazione delle faglie, quindi possiamo essere tranquilli sull'utilizzo di questo termine. È considerata capace, viceversa, una faglia che raggiunge la superficie topografica dislocando il piano campagna. Questo è un anglicismo, perché per capable fault c'è, cioè, una faglia capace di rompere in superficie. Ma in Italia esiste questo problema? Beh, io direi che esiste, come? Mannaggia la puttana! Esiste come? Questo è il caso di Norcia, un caso di una fotografia fatta a Norcia nel 2006, dove una faglia sicuramente attiva e capace, vedete, quello è un paleosuolo che ha 29.000 anni, interessava le fondazioni non soltanto di questa villa, ma praticamente di tutte le ville costruite a Norcia sulla scarpata di faglia. E questo è un discorso che, diciamo, viene da molto lontano, perché ricordo che scavammo con Fabrizio Galadini una ventina di anni fa una villa romana, cioè di 250 anno domini, che aveva, diciamo, le stesse problematiche che avrà questa villa, e che in realtà ha avuto col terremoto del Vettore, perché nonostante non sia stata la faglia di Norcia a muoversi, comunque si è accomodato un minimo di deformazione, e tutte le case costruite lungo questa scarpata hanno avuto dei danni, alcune addirittura sono crollate. Tra l'altro, un'altra, diciamo, finalità della paleosismologia è quella di supportare le stime di pericolosità sismica in Italia. Se voi guardate questa mappa di pericolosità, che conoscete bene, vedete che le zone, diciamo, più scure, cioè quelle in viola, in rosso e in blu, altro non sono le zone che ribattono, vedete questi pallini neri, i terremoti, che sono esattamente l'oggetto dello studio della paleosismologia, cioè i terremoti con magnitudo sicuramente superiore a 6, con un piccolo, diciamo, particolare, che la pericolosità sismica attualmente è fatta fondamentalmente sul catalogo sismico, e il catalogo sismico, nella fattispecie il CPT-15, o i suoi aggiornamenti, contiene fondamentalmente la sismicità strumentale, cioè quella degli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, e una parte della sismicità storica. Sismicità storica che in un paese come l'Italia potrebbe affondare nel tempo anche per 1500, 2000, 2500 anni, ma che in realtà poi di questa sismicità storica si utilizza soltanto l'intervallo, diciamo così, di completezza del catalogo. Voi sapete che ogni classe di magnitudo ha una completezza temporale, nella fattispecie questa, che è poi la più lunga di tutte, dei terremoti di magnitudo superiore a 6, 6 e 5, è una completezza di solo 500 anni. Quindi in pratica si utilizzano soltanto i terremoti degli ultimi 500 anni per costruire quella mappa che avete visto prima. Viceversa, altre discipline come l'arcosismologia o la dendrosismologia potrebbero, diciamo, completare questo quadro, anche se in maniera, diciamo, molto incerta. Viceversa, la paleosismologia, che vedete su questo cronogramma, in realtà non ha un limite temporale. Io qua l'ho portata fino a 40.000 per il discorso che vi ho fatto prima, e quindi potrebbe, anche come diciamo, livello di completezza, contribuire moltissimo nelle stime di pericolosità. Per farvi capire meglio questo concetto, tra l'altro abbastanza banale, questo è il catalogo convenzionale CPT, in questo cronogramma diviso per classi di magnitudo. Questa è la completezza che si utilizza attualmente nelle stime di pericolosità. Sono per magnitudo, diciamo, 6,5, non mi ricordo se 5, 600, 700 anni massimo, che poi tra l'altro è zonata, perché ovviamente in certe regioni ci sono molte più fonti storiche rispetto ad altre. Questa invece che vedete comparire sotto è un catalogo paleosismologico, questa è una versione abbastanza vecchia del 2008, ma vedete come raffronto la finestra temporale coperta dalla sismologia storica come è rispetto a quella paleosismologica. In realtà ci sono moltissimi eventi che potrebbero essere inseriti nel catalogo per essere utilizzati
per le stime di pericolosità. Voi direte, ma sì, ma la completezza del catalogo paleosismologico, se vediamo quali sono le faglie principali che diciamo contribuiscono al record paleosismologico in Italia e le vediamo una per una singolarmente plottate sempre in un cronogramma, in ordinata, vedete ci sono la latitudine da sud verso nord, in ascissa partiamo da tempo attuale, arriviamo a 12.000 anni, before present. Praticamente vedete che ogni riga arancione che costituisce una faglia, la stratigrafia presente in una trincea di ciascuna faglia, le losanghe rosse sono i paleoterremoti trovati, praticamente le linee arancioni corrispondono alla completezza, teoricamente, che avrebbe quella faglia per quanto concerne i terremoti di magnitudo capace di rompere in superficie, quindi magnitudo 6.5. Se li confrontate con i terremoti presenti negli ultimi 500 anni, quelli in giallo per intenderci, che sono quelli diciamo mutuati dal catalogo storico, vedete che il confronto è decisamente senza commento, cioè a favore ovviamente dei terremoti paleosismologici. A che punto siamo in Italia con gli studi paleosismologici? Ecco, nella mappa di destra vedete che la maggior parte sono concentrati ovviamente lungo tutto quanto la catena appenninica, anche se ultimamente anche nel nord-est stanno venendo fuori dei lavori interessanti sui thrust del sud alpino. In particolare nell'Appennino centro-meridionale vedete la distribuzione degli studi paleosismologici rispetto ai terremoti che sono in giallo. Vedete che in particolare che sono tutti quanti concentrati nell'Appennino centrale e c'è una grande lacuna viceversa nell'Appennino meridionale. In particolare nell'Appennino diciamo abruzzese, marchigiano-umbro, abbiamo una buona completezza di studi sulle faglie presunte attive, sia quelle diciamo che in passato sicuramente hanno dato terremoti storici, cioè quelle diciamo della fascia occidentale, sia su quelle invece chiamate in un vecchio lavoro del 2000, sempre con Galadini, chiamate faglie silenti, cioè la faglia del vettore, che purtroppo silente non lo è più, la faglia della Laga a scendere, le faglie del Gran Sasso e la faglia di Sulmona. Bene, anche su queste faglie appunto silenti sono state fatte trincee paleosismologiche nel tempo che ne hanno accertato l'attività in tempi addirittura storici. Poi dopo vedremo meglio in particolare. Nell'Appennino meridionale, vi dicevo, a fronte dell'occorrenza dei più forti terremoti dell'Appennino, soltanto le zone a nord e a sud, che corrispondono appunto ai massicci carbonatici a nord del Matese e a sud dei Monti Vicentini, hanno una ricchezza di studi paleosismologici che hanno permesso di definire la storia sismica di quelle faglie. Quella più in alto a sinistra, vedete, è la faglia che vi facevo vedere prima. È la faglia delle Acque Iulie, alla quale è stata associata una delle scosse del terremoto del 1349, che è uno dei terremoti più enigmatici. Viceversa, quella lacuna centrale che vedete sono il terremoto, ad esempio, del 1688, del 1732, del 1702, un'altra scossa del 1456, che purtroppo è ancora orfana della propria struttura a causa delle caratteristiche litologiche di quella zona di Appennino, sono tutte quante argille o depositi silicoclastici che non mantengono, diciamo, in superficie la cicatrice del terremoto, e quindi è molto difficile individuare la zona dove eventualmente posizionare la faglia e scavare. In Calabria la situazione, diciamo, è un po' meglio che in Appennino meridionale. Sicuramente sono state individuate, scavate le grosse faglie della sequenza del 1783, forse la sequenza più catastrofica mai avvenuta in Italia, con 50.000 morti. In particolare quella a sud è la faglia di Cittanova, e quella a nord è la faglia dell'Aspromonte. Poi vedete la faglia della Sila, che ha permesso la faglia dei laghi, che ha permesso di ricollocare una delle scosse della sequenza del 1638, che prima praticamente era quasi sulla costa ionica. Mentre più a nord vedete la faglia di Rossano e la faglia del Silente, anche quella del Monte Pollino. Complessivamente, in questi ultimi, diciamo, 30 anni sono state
individuate 84 terremoti con magnitudo diciamo superiore a 6,5. Di questi 84, mi sentirei di dire che 40 hanno una finestra temporale diciamo accettabilmente stretta, cioè utilizzabile ad esempio per fini di pericolosità. 35 corrispondono a terremoti avvenuti in periodo storico, dei quali 28 sono già contenuti nel catalogo CPT, ma che appunto per le caratteristiche che offre uno studio paleosismologico potrebbero essere integrati, nel senso che potrebbero sicuramente fornire più informazioni riguardo all'energia e all'ubicazione epicentrale, che spesso appunto nei terremoti storici è veramente vaga. Tutto questo a fronte di 36 terremoti di magnitudo 6,5 contenuti in CPT, quindi diciamo in CPT, quindi praticamente è ovvio che i paleoterremoti noti in Italia sono più del doppio rispetto a quelli contenuti nel catalogo storico. Adesso vi faccio un rapido excursus su quelli che sono gli oggetti, che sono gli oggetti degli studi paleosismologici. Sono fondamentalmente due tipi di effetti. Uno è quello, l'effetto indiretto, cioè quello dovuto allo scuotimento del terremoto, e l'altro invece è quello diretto, cioè quello dovuto alla fagliazione di superficie. Vi dico subito che gli effetti indiretti forniscono molte meno informazioni che la fagliazione di superficie. E sono, ad esempio, direte che c'entrano gli effetti sugli edifici. C'entrano perché se questi effetti poi vengono rinvenuti in edifici, ad esempio, storici, archeologici, e vengono contestualizzati dal punto di vista stratigrafico, si entra nel campo dell'archesismologia più che della paleosismologia, ma forniscono comunque un'indicazione quantomeno cronologica, oppure anche sulla severità dello scuotimento che può essere avvenuto in occasione di quello che può essere stato un terremoto, perché poi in realtà un crollo può essere di tante cose, ovviamente contestualizzandolo con altri siti archeologici nelle vicinanze è possibile riuscire a capire se si tratti di un terremoto o d'altro. La stessa cosa vale per le grosse frane, siano esse rotazionali o di colata. Questa è una frana gigantesca avvenuta col terremoto del 1693 ed è storicamente documentata. Diversamente, avremmo potuto datare, ad esempio, i terreni che la frana seppelliva, oppure datare, come è successo per esempio per diverse frane nell'Abruzzo, datare i tronchi d'albero contenuti all'interno della frana per definirne anche in questo caso la cronologia. Anche in questo caso non avremmo la certezza che la frana si è mossa per un terremoto, ma ovviamente contestualizzando questa frana insieme ad altri fenomeni potrebbe essere possibile. E la stessa cosa vale per le frane di crollo. Questa è un'immagine del terremoto del 2016, dove molti di voi l'avranno riconosciuto, tutti i blocchi caduti dai versanti calcarei dei Sibillini. Anche in questo caso, di fronte a una moltitudine di blocchi, è lecito pensare che siano dovuti a scuotimento sismico, e quindi anche in questo caso, ritrovando situazioni analoghe nel passato, datando ad esempio i suoli che sono sepolti sotto i blocchi, come è stato fatto ad esempio in Svizzera, è stato possibile appunto ricostruire la cronologia e quindi eventualmente l'età del terremoto. Un altro elemento, un fattore molto importante è la liquefazione. Avete visto tutti quanti casi di liquefazione sono avvenuti in Emilia nel 2012. Ebbene, è possibile, vedete nella trincea, questa è una trincea del Fucino scavata negli anni 90, oltre alla faglia è ben evidente una liquefazione qua sulla sinistra. E anche in questo caso, datando gli elementi stratigrafici che fanno da contorno alla liquefazione, è possibile datare il terremoto e, in caso ci sia la possibilità di avere molte di queste evidenze, è possibile ricostruire anche, diciamo, una mappa di scuotimento di quel terremoto. Ovviamente questo in Italia lo vedo abbastanza difficile. Però mi viene in mente un caso negli Umedrid, negli Stati Uniti, per un terremoto del 1812 che sono riusciti a ricostruire addirittura lo scuotimento, e da quello sono passati anche diciamo, ai valori di accelerazione al suolo, dopo che furono trovate, mi pare, 100 e rotte liquefazioni scavando trincee da tutte le parti. E infine, vabbè, questo è un particolare complementare: nel caso di rottura di stalattiti in grotta o di stalagmiti, è possibile, datando la calcita di ricrescita,
riuscire a capire quando è successo ed eventualmente correlarlo a qualche terremoto possibilmente già noto. Ma ovviamente l'elemento principale è la fagliazione di superficie, ed è qui ovviamente che si concentrano gli sforzi del paleosismologo, anche se lo scavo di una trincea è auspicabile che avvenga prima che si fagli in superficie, no? Perché insomma dopo sono buoni tutti e le notizie che si aggiungono sono ben poche. E questo, ad esempio, è un caso che vi nominavo prima, è la faglia del Monte Morrone, la faglia di Sulmona. Questa è una struttura della quale si sapeva ben poco. Tramite l'apertura di, mi pare, 4-5 trincee, siamo riusciti a individuare l'attività, ovviamente, tardolocenica di questa struttura e in particolare individuare la storia sismica completa di tutto l'Olocene e anche del terremoto storico ultimo che è stato generato da questa faglia. E quali sono i casi, diciamo, in Italia di fagliazione di superficie? Sono questo forse il caso sempre del terremoto del 1783 del 5 febbraio, la scossa. Questa è una stampa che è stata prodotta insieme a tantissime altre stampe dalla spedizione scientifica mandata dai Borboni a visionare gli effetti del terremoto e io credo, anzi sono sicuro, che è la più antica rappresentazione al mondo di un fenomeno di fagliazione di superficie, vedete in giallo evidenziato l'offset della faglia che è stato quantificato tra i 2 e i 3 metri. Tra l'altro ci sono due paleosismologi, vedete sotto, che stanno misurando l'entità del rigetto su uno splay secondario. E esattamente in questo posto, vedete la collina in alto a sinistra e la scarpata in centro, sono esattamente la collina in alto a sinistra e la scarpata tra le due parentesi rosse, che tra un poco vedrete, perché mi sa che ecco, eccola qua. Questa qui è la scarpata di faglia rappresentata nella stampa, che è stata oggetto di più scavi paleosismologici che hanno permesso di ritrovare non soltanto il terremoto del 1793, ma anche i terremoti pregressi di questa struttura. Questa invece, nota a molti di voi, è contenuta in uno studio di O'Donnell del 1915 sul terremoto del 1915 del Fucino, è la fagliazione di superficie avvenuta lungo la scarpata di San Benedetto dei Marsi, e questa è come oggi appare la scarpata. Vedete che quando è arata si vede perfettamente la scarpata di faglia, ed è esattamente qui che molti di noi, almeno tre gruppi diversi, hanno scavato trincee che hanno dato poi risultati confrontabili per quanto attiene i paleoterremoti. Questa, diciamo, che segna lo spartiacque della tettonica, delle conoscenze in Italia sulla tettonica attiva e sulla paleosismologia è la fagliazione di superficie sui monti Picentini, questo è il Monte Marzano, durante il terremoto del 1980. Di questa scarpata, se voi andate nel bosco oggi, se il bosco è fitto, troverete ancora un bel gradino alto, anche a volte 1 metro, che sparisce decisamente laddove il bosco non c'è più e la scarpata è soggetta ai fenomeni esogeni in maniera più intensiva. E infine, queste le avete viste tutte quante, è il liscione che si è prodotto a seguito del terremoto prima del 24 agosto e poi del 30 ottobre del 2016, nel versante meridionale del Monte Vettore, del Monte Redentore. E qui la cosa particolare è la fascia più bianca che vedete è il rigetto relativo al terremoto del 24 agosto, mentre invece il resto è il terremoto del 30 ottobre. Qui dove questo collega d'Oltralpe cerca di salire sul liscione di faglia, si vede benissimo il liscione sotto del 30 ottobre, quello del 24 agosto e l'accumulata di tutti quanti gli eventi precedenti. Ma qual è il limite per il quale noi possiamo attenderci fagliazioni di superficie in termini di magnitudo? Esistono in Italia dei casi dei quali noi siamo stati spettatori, per fortuna o purtroppo, che ci hanno insegnato qualche cosa. In particolare nel terremoto del 1997, il terremoto di Golfiorito, e in particolare in un aftershock molto forte del 14 ottobre, che aveva la peculiarità di essere a bassa profondità, l'ipocentro, se non ricordo male, erano meno di 4 chilometri, la faglia è riuscita a raggiungere la superficie per poche centinaia di metri, producendo
fenomeno di microfaiazione di superficie, massimo rigetto misurato 12 cm. E, salendo leggermente di magnitudo, nel terremoto di Norcia del 79, questa è una famosa fotografia di una cantina scavata attraverso la faglia di Norcia, anche in quel caso, negli elementi più fragili, si è avuto un piccolo rigetto, la maggior parte delle volte era una semplice beanza, ma anche appunto nei termini più fragili un rigetto di qualche centimetro. E infine, questo è molto più vicino a noi, quindi lo conoscerete praticamente tutti, è il terremoto dell'Aquila, magnitudo 6.28, e in questo caso il rigetto istantaneo fu nell'ordine massimo, fu di 15 centimetri, salito poi di qualche centimetro, e per una lunghezza di diverse centinaia di metri e per una rottura di diversi chilometri. Ecco, la mia opinione è che tutte queste rotture che vi ho mostrato, quindi almeno fino a, corrispondenti almeno fino a magnitudo 6.3, non si vedono nelle trincee, non si vedono in paleosismologia, è inutile che le cercate, a meno che siate in condizioni stratigrafiche molto ma molto particolari, quali ad esempio, che ne so, il bacino lacustre del Fucino, per esempio, con una sedimentazione molto fine e continua, dove è possibile riuscire a registrare anche fenomeni così piccoli. Diversamente io la vedo veramente, veramente difficile. Quindi questo per dirvi che l'oggetto della paleosismologia in genere sono i terremoti sicuramente di magnitudo superiori a 6,5. Come lo riconosciamo? Come riconosciamo la presenza di un paleoterremoto in una trincea e come parametrizziamo in termini di età, energia e ubicazione più centrale? Dunque, un concetto, diciamo, molto, molto utilizzato in paleosismologia è quello del colluvial wedge, cioè a seguito della formazione della scarpata di faglia, per forza di cose, al piede della scarpata si forma un'unghia di colluvio, un colluvial wedge, appunto, un cuneo colluviale, che generalmente è l'elemento principe per riconoscere un evento di fagliazione. Poi dopo succede che spesso il cuneo colluviale viene dilavato, viene eroso, viene cancellato e per cui non è detto che lo ritroviamo sempre. Ma sicuramente quando, e quindi non è che quando non troviamo il cuneo colluviale non c'è il terremoto, ma sicuramente quando lo troviamo il terremoto, ecco, c'è stato. Qui vi faccio un esempio molto scolastico diciamo, di questo concetto. Dopo un primo evento di fagliazione, avviene per arretramento della scarpata e per erosione appunto della parte del blocco di tetto del footwall, avviene la formazione di un colluvial wedge che nel tempo poi successivamente, magari per aggradazione del versante, viene in parte eliso nella parte di monte e sepolto e sigillato e fossilizzato nell'ending wall. A seguito di un ulteriore evento di fagliazione di superficie, la storia si ripete. E anche in questo caso si forma, magari a causa di un gradino più alto, un cuneo più grande, più importante, che successivamente viene, anche in questo caso, coperto dalla gradazione del versante, si salva un po' magari nel footwall, fino a che praticamente l'ultima fagliazione di superficie è quella che noi ci troviamo di fronte quando, a nostra insaputa, ci troviamo di fronte a una bella scarpata lineare. E diciamo, toh, questa è una faglia con evidenze di attività nel Pleistocene superiore, sicuramente post-ultimo glaciale, scaviamo e scavando in questo bel sito, che è un sito ovviamente ideale e che non troverete mai se non in parte, potremo trovare appunto il record dei tre eventi che hanno concorso a produrre questa scarpata di faglia. Va da sé che datando per ogni cuneo colluviale in questo caso, ma anche in presenza di splay secondari della faglia che vengono a loro volta sigillati dai depositi che vengono sedimentati successivamente, datando, vi dicevo, al tetto e al letto ciascuno di questi cunei colluviali, è possibile avere un'idea del periodo di occorrenza di questi paleoterremoti. Nella pratica, questo è un cuneo colluviale, vedete, esaltato, diciamo, dalla linea a tratteggio, di materiale più grossolano, che si è prodotto a scapito nel footwall delle ghiaie dell'ultimo conoide glaciale, questo qua è il terrazzo proprio di Cittanova, la faglia di Cittanova, e questo è appunto il cuneo colluviale che è stato poi rifagliato dagli eventi successivi di un evento precedente al 1783. Dice la magnitudo e l'epicentro come li calcoliamo? L'abbiamo detto prima, praticamente. Per quanto riguarda la magnitudo, sommando tutti quanti i segmenti che compongono la faglia, nel caso la faglia sia stata vista
indiretta, la rottura indiretta, oppure conoscendo, diciamo, studiando una faglia che ancora per fortuna non si è rotta e definendone, diciamo, la lunghezza del sistema, tramite delle relazioni di scala empiriche, questo mi pare che sia Leonard, che legano la lunghezza della faglia col momento sismico, oppure utilizzando, diciamo, le formule classiche che legano il momento sismico all'area, al moto di rigidità delle rocce e all'entità del rigetto, si ottiene appunto il momento sismico e da quello la magnitudo. L'epicentro va da sé, è centrato più o meno nell'angle della faglia, può essere poi la rottura che si propaga più da un lato rispetto all'altro, ma insomma l'epicentro è quello. Infine, come si effettua rapidissimamente uno studio paleosismologico? Si effettua con questa, nella maggior parte dei casi, purtroppo a volte, come nel caso che abbiamo mostrato all'inizio della faglia del Sud Matese, delle Acque Iulie, quella fu scavata a mano con la collaborazione di una squadra di operai, ma laddove possibile si utilizza ovviamente uno scavatore. E una volta individuata ovviamente la faglia in superficie con i metodi e con quanto ha raccontato il caro Paolo Messina la settimana scorsa, si procede allo scavo. Non vi aspettate una regola per quanto concerne la posizione della faglia rispetto alla scarpata di faglia stessa. Questo è il caso di Sulmona, sono due trincee scavate, mi pare, a 150 metri di distanza l'una dall'altra, nello stesso identico versante, e vedete come in un caso la faglia era molto prossima al ciglio della scarpata, mentre invece nell'altro era addirittura a 15 metri di distanza. Quindi armatevi di pazienza e cominciate a scavare dal futtolo, arretrando verso l'angle, fino a che trovate la faglia. Se poi, ecco, questo è uno schema, diciamo, classico delle sezioni delle trincee che possono essere con un solo slot, con un bordo a 45 gradi, con dei gradoni intermedi, eccetera, eccetera. Chiaramente la normativa vorrebbe che ci fossero delle profondità massime oltre le quali bisogna sgradonare. D'altro canto, una parete paleosismologica ha bisogno generalmente di essere mantenuta tutta verticale, senza sgradonate, eccetera, eccetera. Quindi bisogna trovare, diciamo, una via di mezzo. Questa è una trincea lunghissima, vedete, saranno almeno 80 metri. Quando vedete delle trincee così lunghe, vuol dire che la faglia non è stata trovata. Questa, in effetti, è la scarpata di faglia Avezzano-Celano che noi scavammo all'inizio degli anni 90, credendo di trovare la faglia Avezzano-Celano, invece trovammo soltanto la linea di costa del lago Avezzano-Celano. Generalmente una trincea significativa deve essere scavata per almeno una decina di metri nel futtro della faglia e almeno una ventina di metri nell'angle per evidenziare tutta la stratigrafia e capire quello che all'interno della trincea troviamo, no? Ecco, questa è la classica trincea iperaffollata che io odio perché tutti quanti toccano, tirano, scavano, pestano, eccetera, eccetera. Se non altro, però, vedete, è fatta con due gradoni e quindi è in piena sicurezza. Questa non lo so quanto sia sicura, vedete in alto a destra ci sono delle macchine che vi danno un termine di grandezza, è una trincea giapponese di un trust che si è riempita ovviamente d'acqua, quindi c'è la pompa che tira sull'acqua e questo per farvi vedere che poi la parete della trincea deve essere subito pulita con gli appositi strumenti perché sennò praticamente diventa un muro di argilla che non si può più studiare o scavare. E successivamente va armata con un reticolo che servirà successivamente, un reticolo di 1 metro, di mezzo metro, che successivamente sarà utilizzato sia per fare le fotografie, il fotomosaico cosiddetto, sia per fare il log stratigrafico, che generalmente noi facciamo in scala 1 a 20 con la carta millimetrata, che praticamente ormai usiamo soltanto noi, i cartolai quando ci vedono sono tutti contenti che ci sbolognano questi pacchi di carta millimetrata che non usano più, oppure ci sono anche tecniche decisamente più moderne, si usa una total station e si prendono tutti quanti i punti all'interno della trincea, riportando tutte quante le superfici d'erosione, ovviamente i confini di ciascun livello di colluviale o alluvionale, quello che sia, le faglie e i campioni presi in trincea. Questi vengono poi montati con col fotomosaico e si costruisce il log finale sul quale vengono fatte tutte quante le interpretazioni sul numero di eventi, eccetera. L'ideale di tutto questo
il risultato ideale di tutto questo sarebbe avere un cronogramma di questo tipo. Questa è la Hayward Fault in California, e Lynn Camper e William sono stati molto fortunati perché hanno trovato praticamente in pochi metri di profondità della trincea, hanno trovato, in realtà sono più trincee, hanno trovato ben 11 terremoti. Questo è una fortuna relativa, perché 11 terremoti in 4 metri di trincea vuol dire che questa faglia si muove con dei tempi di ritorno brevissimi. Di fatto, vedete, sono stimati lì sopra 160 anni in un caso, 138-151, però in questo caso è stato possibile effettuare uno studio che è quasi una previsione del terremoto prossimo. C'è qualcuno col microfono aperto? Vedete che a seconda della regolazione che si utilizza, Lynn Camper e Williams hanno preconizzato l'occorrenza del prossimo terremoto nel 2008, che nel 2056 e nel 2096. Quindi attendiamo fiduciosi che, a seconda del tipo di regressione, quindi di quali terremoti abbiano usato, vediamo se ci hanno preso. Insomma, se vedremo se nel 2056 non ci saremo, nel 2096 non ci saremo ancora di più, se ci hanno preso. In Italia una cosa del genere, per fortuna, nel senso che per fortuna che i terremoti non hanno una ricorrenza così corta, non è possibile. Però vi faccio vedere, per concludere, qualche caso italiano nel quale possiamo dire qualche cosa. Queste qua sono un cronogramma dei paleoterremoti che sono stati visti nel Fucino, nelle varie trincee paleosismologiche di tantissime campagne di paleosismologia, e vedete che è una curva con meno 3 o 4 spezzate. L'ultima però è interessante, quella diciamo più storica, perché lì abbiamo il terremoto del 508, quello che ha distrutto mezzo Colosseo, per capirci, il terremoto del 1231, che è quello di cui vi parlavo prima, che in realtà in catalogo sta a Cassino, il 1915. Ecco, utilizzando solo quei tre terremoti, che è veramente pochino per fare una regressione, ci viene fuori che il prossimo terremoto, grazie a Dio, avverrà nel 2600. In realtà, se noi utilizziamo anche i terremoti precedenti, siamo ancora più a posto, perché ovviamente se utilizziamo i terremoti precedenti la curva si spiattella ancora di più verso destra, e quindi va oltre. Nel caso del Monte Marzano, anche qui la situazione è abbastanza varia, per questo è bella. Anche qui, se utilizziamo i terremoti degli ultimi 1000 anni, abbiamo un prossimo terremoto che avverrà nel 2250, grosso modo, ovviamente, perché poi ovviamente i tempi in cui sono collocati questi terremoti sono abbastanza laschi, salvo che in questo caso abbiamo l'appoggio dei terremoti storici che sono registrati in catalogo, e quindi abbiamo legato i paleoterremoti in trincea a dei terremoti storici, quindi diciamo è abbastanza stretta. Viceversa, andando indietro nel tempo, vedete la curva si appiattisce molto, e questo può significare due cose. Però ci devo ancora pensare su quella che mi convince di più. La prima è che questa faglia si è messa a camminare molto veloce nel periodo storico, si è improvvisamente destata da un torpore atavico e ha cominciato a mollare magnitudo 6,5 o 6,8 come 1980. Oppure, molto più prosaicamente, abbiamo perso molti dati nelle trincee, nella parte più antica, per motivi, ovviamente, più andiamo indietro nel tempo, più è possibile che abbiamo erosioni, hiatus sedimentari e quant'altro, e quindi probabilmente ci siamo persi anche degli altri terremoti che renderebbero questa curva un pochettino più acclive. Concludo poi con il caso che abbiamo narrato prima di Sulmona. Qui, diciamo, l'intervallo cronologico, diciamo, le parentesi cronologiche all'interno dei quali mettiamo i terremoti sono un po' larghe, però insomma con un po' di buona volontà si riesce a fare questa retta qua, che ci dice che, essendo stato l'ultimo terremoto nel secondo secolo d.C., così come tra l'altro testimoniato da una bellissima lapide che sta a San Clemente a Casauria, che parla proprio di un terremoto nel Pagus Interpromium, il prossimo terremoto, se Dio vuole, sarà nel 2550. E questo è l'ultima, è il caso del vettore, dove a causa anche dei lunghi tempi di ricorrenza, 1850 anni abbiamo stimato, il prossimo evento, essendoci stato l'ultimo nel 2016, avverrà nel 3350. Ecco, qui, se noi avessimo dato retta diciamo, ai dati paleosismologici già esistenti, magari integrati con qualcuno nuovo, avremmo visto che prima del 2016 effettivamente era possibile che un terremoto accadesse in un intervallo temporale
diciamo, abbastanza vicino alla nostra aspettativa di vita, no? Però non l'abbiamo fatto, ma nulla sarebbe cambiato. Concludo facendovi vedere queste tre pubblicazioni. Una è McAlpin, che è un tomo dove praticamente c'è tutto lo scibile della paleosismologia per quelli che veramente vogliono dedicarcisi in maniera totale. Quello bianco è un articolo del 2008 dove si fa il punto della paleosismologia in Italia. E sotto invece è proprio un articolo iperdivulgativo pubblicato su Sapere un paio di anni fa. Io ho finito.